Damiano Damiani è un regista che noi conosciamo soprattutto per i suoi film di impegno civile che uniscono il poliziesco con il mafia movie, dal Giorno della Civetta all'Angelo con la pistola, passando per il televisivo La Piovra e poi Un uomo in ginocchio, e Goodbye and Amen e diversi altri. Regista quindi molto, molto predisposto per questo tipo di cinema duro, violento e anche appunto di denuncia civile. Però è un regista, è un autore che ha fatto anche altri film di altro genere. La Strega d'Amore è un gotico moderno, si può definire così, è tratto da un romanzo di uno scrittore messicano, Carlos Fuentes, che si chiama Aura. Però quello che avviene dopo, anzi subito dopo l'ingresso del protagonista in questa strana casa, è determinante perché lui poi non riesca più ad andarsene, perché incontra una giovane donna, che è Rosanna Schiaffino, un'attrice che ha lavorato in diversi film, dalla commedia al western, sempre con risultati Mi piuttosto chiamo Aura, interessanti, sono ed è una Rosanna misteriosa Schiaffino. ragazza, piuttosto disinibita anche, con cui lui prova subito un'attrazione. Ma le cose non sono poi così semplici come sembrano in un primo momento, perché c'è un precedente bibliotecario, cioè un'altra persona, Gian Maria Volonté, che è lì per fare la stessa cosa per cui è stato assunto appunto lo scrittore protagonista. E quindi la cosa poi si avvita un po' su se stessa, si ingarbuglia un po' in maniera labirintica.